Firenze dal 2014 ospita la prima Camera Arbitrale Congiunta in Italia. Istituzioni come Camera di Commercio e gli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai hanno stretto un accordo per promuovere l'arbitrato come metodo alternativo di risoluzione delle controversie. In questi anni, decine di imprese di tutta Italia hanno affrontato e risolto casi a Firenze grazie all'intervento di arbitri che operano nel campo delle professioni giuridico-economiche e che sono costantemente formati. In questo modo, professionisti qualificati raggiungono la decisione finale, il lodo, con valore di sentenza, senza dover passare dalla giustizia ordinaria, risparmiando su tempo e costi. Le tariffe della Camera Arbitrale di Firenze, infatti, sono predeterminate e nettamente inferiori rispetto a quelle utilizzate per arbitrati non amministrati da un'istituzione. La Camera Arbitrale di Firenze lavora anche per l'inserimento della clausola compromissoria in contratti e statuti societari, fornendo consulenza per predisporre il testo più idoneo per ogni singolo atto. Fra le pochissime in Italia, la Camera Arbitrale di Firenze si occupa di risolvere controversie internazionali, consentendo alle imprese di essere maggiormente tutelate quando devono operare in paesi con quadri normativi differenti. L'arbitrato offre diversi vantaggi, rapidità, regole semplici e chiare, riservatezza e soprattutto costi contenuti e fissi. Firenze è il primo esempio in Italia di Camera Arbitrale congiunta tra più enti pubblici come Camera di Commercio e gli ordini professionali del settore giuridico-economico. In 3 anni, ricordiamo, si sono chiusi 30 procedimenti con un tempo medio di 180 giorni. Pensiamo che la giustizia mediamente ci mette 3 anni per gli stessi termini. Per cui il nostro obiettivo è utilizzare tutti insieme l'arbitrato per raddoppiare questi numeri. Hashtag usate l'arbitrato.